Cittadini! Cittadini di tutto il mondo, sto per dare a tutti una buona notizia. Gesù ti vuole bene così tanto, così tanto, così tanto, che potremmo continuare all'infinito. Ciao amici e benvenuti in un nuovo video di Cateweb 2.0. Per esattezza, questa è la puntata numero 8. Stiamo crescendo. Hai sentito bene l'introduzione? L'hai ascoltata bene bene? Hai capito cosa diceva? Molto semplice. Te lo chiedo perché, se lo hai capito e lo hai capito bene, domani puoi fare la prima comunione. Shh, sto scherzando, se no chi lo senti al parroco? Perché quell'introduzione? Perché quella buona notizia? Perché oggi parleremo della buona notizia. Sarà un incontro soprattutto pratico. Quindi pratico vuol dire che dovrai imparare delle cose nuove. E se già le conosci, allora vuol dire che dovrai solo allenarti. Mi raccomando, qui davvero c'è bisogno dell'aiuto dei tuoi genitori. Quindi guardate il video insieme. Dicevo, oggi parleremo della buona notizia perché? Perché nella nostra fede la buona notizia, sapete chi è? Gesù. Quando il popolo di Israele viveva nell'oppressione, cioè potremmo dire quasi schiacciati dai loro nemici che erano venuti ad abitare la propria terra, le proprie case, erano venuti praticamente ad opprimerli ancora di più chiedendo sempre più tasse, sempre più soldi e quindi la povertà cresceva a grandissima misura. A un certo punto cominciava a desiderare sempre di più l'arrivo di qualcuno che li liberasse. Ora il liberatore per noi e per molti di loro è stato riconosciuto nella persona di Gesù. Questo cosa significa? Che per loro Gesù è stata la buona notizia ed è la buona notizia pure per noi. Perché nei momenti di sconforto, nei momenti in cui ci facciamo prendere dalla solitudine, dalla tristezza, chi è la nostra buona notizia? Gesù. Ma gli amici di Gesù, per fare in modo che questa buona notizia restasse a tutti, che hanno fatto? Hanno tramandato a noi la buona notizia di Gesù. E come l'hanno fatto? Attraverso un piccolo libro. Di quale libro parlo? Il Vangelo! Il Vangelo, che è il libro che ci è stato tramandato dagli amici di Gesù e che quindi arriva fino a noi oggi, è un libro che è contenuto nel grande libro della Bibbia. Però, perché parla della vita e delle vicende di Gesù, noi lo possiamo trovare anche come libro a parte. Mi raccomando, ognuno di voi dovrebbe avere un libro del genere a casa. Non sono sempre bianchi, qualcuno ci ha disegnato l'orizzonte, il panorama di un tramonto, altri invece sono di altri colori, l'importante è che tutti abbiamo a casa un Vangelo. E questo libro ci aiuta a conoscere la vita di Gesù. Se non lo hai, compralo subito, immediatamente, costa pochissimo, questo qua costa 1,50€, ecco. O al massimo, se per oggi non puoi andarlo a comprare, puoi sicuramente trovare qualche versione online o qualche applicazione pure del Vangelo. Ormai il Vangelo è accessibile veramente a tutti e in tutte le parti del mondo. Quindi abbiamo detto, perché parliamo del Vangelo? Perché in questo libro è raccontata tutta la vita di Gesù. Non proprio ogni secondo della sua vita, perché non è un libro di storia questo, ma ci vengono raccontati i fatti più importanti. Questi fatti della vita di Gesù ci vengono raccontati attraverso l'esperienza che di lui hanno fatto 4 persone. Queste 4 persone, avendo fatto esperienza diretta con Gesù perché l'hanno conosciuto direttamente, o alcuni perché hanno conosciuto gli amici di Gesù come gli apostoli, hanno ritenuto necessario mettere per iscritto i fatti che per loro sono stati più importanti. E allora chi sono questi 4 amici? Sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che sono chiamati anche i 4 evangelisti. Gli evangelisti chi sono? Sono coloro che hanno scritto i Vangeli e sono solo 4. Non esistono altri evangelisti. Allora, noi nel libro del Vangelo troveremo, ad esempio, dal Vangelo secondo Luca, viene detto pure a messa, ad esempio, la domenica prima del Vangelo, o dal Vangelo secondo Matteo,
oppure dal Vangelo secondo Giovanni o dal Vangelo secondo Marco. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire dal Vangelo secondo Luca, per esempio? Vuol dire che stiamo ascoltando la buona notizia guardata dagli occhi di Luca e raccontata da lui. Così per Giovanni, così per Marco, così per Matteo. Come facciamo ad accorgerci che stiamo leggendo la buona notizia, cioè il Vangelo, secondo gli occhi di Luca, di Giovanni, di Marco o di Matteo? Di solito nelle pagine del Vangelo questo lo si trova scritto o in alto o in basso. Ed ecco, ad esempio, se vedete in alto c'è scritto Giovanni 15 e poi c'è pure un numeretto. In alto all'estremità, sia a destra che a sinistra. E poi se guardate bene, ecco la telecamera ha messo a fuoco, anche nel testo tra le righe nere ci sono dei piccoli numeretti e poi in rosso invece trovate i titoletti. E ci sono pure dei numeri più grandi, come quel 16. Cosa significa tutto questo? Questi numeri e queste lettere servono per noi lettori, che vogliamo conoscere sempre di più la vita di Gesù, a trovare quei passi. Si chiamano passi i pezzi del Vangelo, oppure quei brani, oppure quelle piccole storie, quelle parabole che ci aiutano sempre di più a conoscere la sua vita. Allora, ad esempio, se vogliamo trovare la parabola del Padre Misericordioso di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, quel riferimento, oppure potremmo chiamarlo pure quel codice, è Luca 15, cioè Luca capitolo 15. Ora, voi per trovare la parabola del Padre Misericordioso dovreste sfogliare tutto il Vangelo, pagina per pagina, leggere almeno i titoletti finché non la trovate. Se invece dico, prendiamo tutti insieme Luca 15 e leggiamo, andiamo nella parte dove scrive Luca, ed ecco, già sto in Luca. Poi vedo che ho sfogliato a casa e qui c'è scritto Luca 22, vuol dire che sto troppo avanti. Allora cosa faccio? Vado qualche pagina indietro finché non trovo il numero 15. Andiamo a vedere il numero 15. Eccolo qui. In alto c'è scritto Luca, poi lì c'è il numero 15 e comincia la parabola della pecorella smarrita, che è la prima cosa del capitolo 15. Poi ce n'è un'altra e poi, ora che ho tolto il dito, trovate la parabola del Padre Misericordioso, che continua nell'altra pagina. Così vanno trovati i passi del Vangelo. Però bisogna dire pure un'altra cosa, che spesso i nomi degli evangelisti li potete trovare abbreviati. Oggi ad esempio si scrive abbreviato TVB, ti voglio bene, oppure KISS, KK, vuol dire che ti mando un bacio. I nomi degli evangelisti vengono abbreviati in questo modo. Luca con LC, Marco con MC, Matteo con MT, Giovanni con GV. E cosa sono i numeretti più piccoli? Ve li faccio rivedere. Ad esempio, quelli là che troviamo proprio tra il testo. Se voi vedete qui, dove c'è scritto nascita di Giovanni Battista, poi ci sono dei numeretti, magari non si vedono bene, ma nel vostro Vangelo potete andarli a vedere. Quei numeretti sono i versetti. Cioè, il Vangelo, ogni piccolo verso ha un numero. Riprendiamo l'esempio del Padre Misericordioso. Se ci avete fatto caso, a Luca capitolo 15 non esiste solo il Padre Misericordioso, ma c'è ad esempio la parabola della pecorella smarrita, la parabola della dramma perduta, la parabola del Padre Misericordioso. Ora, se noi volessimo cercare direttamente quella del Padre Misericordioso, dovremmo dire trova Luca 15 o LC 15, 11. 11 cos'è? Il versetto. Quindi il primo numero che viene detto è quello là grande, il numero del capitolo. Il secondo numero che viene detto è quello là piccolo, cioè quello dell'inizio del versetto. Vediamo, quindi abbiamo detto Luca 15, 11. Se vedete, dopo il titoletto, la parabola del Padre Misericordioso, comincia subito il numeretto 11 e poi continuano gli altri numeri. Se ad esempio volessimo dire dobbiamo leggere solo un pezzettino della parabola e non tutta, potremmo dire Luca 15, 11, 13. Vuol dire che devo leggere
il capitolo 15, dal numeretto 11 fino al numeretto 13, e poi mi fermo, non vado oltre. Perché, amici, vi sto spiegando tutto questo? È caduto il microfono. Perché da oggi dobbiamo diventare bravi a trovare i passi del Vangelo. Perché solo così noi possiamo comprendere qual è la buona notizia di Gesù che ci viene a dare a tutti quanti. E soprattutto perché dalle prossime volte cominceremo a lavorare quasi sempre con il Vangelo. Cosa vuol dire che lavoreremo quasi sempre con il Vangelo? Cominceremo a parlare delle parabole. Cosa sono le parabole? Le parabole sono dei racconti che Gesù faceva al suo popolo, alla sua gente, ai suoi amici, per fargli comprendere meglio delle cose sull'amore di Dio e sul regno dei cieli. Ma questo lo vedremo meglio la prossima volta. Mi raccomando, questa volta nel quiz troverai anche qualche domanda dove ti verrà detto: a Luca 15, per esempio, versetto 11, ti trova la parabola del Padre Misericordioso, la vita di Giovanni Battista o il battesimo di Gesù? Tu, per rispondere alla domanda, dovrai andare a cercare con il Vangelo Luca 15 cosa ci racconta. Quindi mi raccomando, fai sempre prima un po' di pratica, cerca di capire bene come si trova nei versetti del Vangelo e poi subito dopo vai a rispondere alla domanda e a tutte le altre domande del quiz. Mi raccomando, se qualcosa non ti è chiaro, vai indietro e riguarda la parte del video dove ti spiego come cercare i versetti del Vangelo, e così diventerai sempre più bravo, sempre più brava. Allora, amica, amico, corri subito e vai ad allenarti a trovare i brani del Vangelo. Io intanto ti saluto. Ciao!